A poche ore dalla manifestazione organizzata per questo pomeriggio a tutela dell'ospedale Landolfi e per chiedere la riapertura del pronto soccorso, la comunità di Solofra invita i cittadini dei comuni vicini di partecipare alla mobilitazione che prevede anche la chiusura delle attività. L'obiettivo dell'iniziativa è quello di fare squadra per affermare il diritto alla salute che riguarda tutti, non solo Solofra, aggiungono i residenti della città della Concia. Ci vuole una partecipazione di massa e ci vuole voce. Bisogna farsi sentire. Visto che c'è questo continuo scaricabarile, c'è questo continuo così e se li pare tra le parti politiche, almeno diamo un'impronta, mettiamoci in gioco noi in prima fila e poi vediamo. Non credo che servirà molto, però quantomeno farsi sentire sia è sempre utile. Abbiamo provato le strade maggiori, quelle politiche, quindi quelle decisionali di chi ha il potere in mano. Ora aspettare che il popolo possa fare qualcosa sembra dare il timone a chi il timone non ce l'ha. Quindi è impropria la manifestazione, sarebbe propria invece l'espressione politica, l'interesse collettivo. L'interesse collettivo presuppone un uomo politico che ama la collettività, quindi ama le opere pubbliche. Senza le opere pubbliche, ce l'hanno insegnato i fascisti, non c'è una collettività, non ci sono servizi e non c'è civiltà. Quindi si presuppone e ci si aspetti dai politici che si interessino di un ospedale oltretutto già esistente e che debba solo funzionare. Penso proprio di sì, ma non credo che sortiremo un risultato. Vediamo un po' che cosa fa Montoro, che cosa fa il sindaco di Montoro. Vediamo un po' cosa fanno tutti quelli che hanno votato per un centro-sinistra e per Alai. Però vi aspettate comunque da parte del popolo, da parte della gente, una partecipazione Del forte? popolo. Il popolo ha questo nome quando si ritrova di fronte a una bandiera, quando riconosce una bandiera. Quando il popolo parla alle spalle, ho dubbi che sia anche un popolo. È una manifestazione molto doverosa da parte dei comuni, non solo come Montoro, Solofra e Serino, ma di tutti i comuni che si appoggiano sulla nostra arteria autostradale, perché Landolfi è stato costruito perché potesse servire a tutto questo hinterland di popolazione. Una volta che c'è stata la unione dei due ospedali, significa che evidentemente vanno potenziati i servizi in ordine alle popolazioni stesse. Uno dei primi, non serve a niente tutto ciò che facciamo, però ci dobbiamo essere sull'ospedale di Solofra, è una ragione per la nostra salute, per tutti i solofrani e altri che stanno intorno. Però se non si fa un'azione forte, ma non forte intendo come manifestazione civile e popolare, ma fanno proprio come i francesi. Per tutti. Sia quelle di Serino, sia quelle di Mondorio, quelle di San Severino, diciamo, ne si dorme. È utile, non è che uno ti fa una scappata da Avellino per se succede qualche cosa.